non solo di non valutarle, ma di valutarle in maniera iniqua, quelle intercettazioni. Ma quello avrebbe è un problema dell'inchiesta. Avrebbe cambiato completamente il panorama calcistico. È un problema dell'inchiesta, nel senso che da quello che è emerso nel corso delle varie testimonianze si è capito, si comprende che probabilmente inizialmente l'inchiesta è stata fatta in un senso unico, contravvenendo a quello che probabilmente è uno dei principi del codice penale, cioè di indagare cercando di portare anche i fatti a discolpa degli eventuali imputati. Ma a questo proposito, Salvatore, ciao, sono Giuseppe Pollicelli. Ciao Giuseppe. Ciao Salvatore. Volevo chiedere a te, ma dico, forse l'aspetto più inquietante di tutta questa storia, di tutta questa vicenda che ormai va avanti da 4 anni, è proprio questo, cioè quello del fatto a monte, cioè come sia stato possibile che a livello di PM e prima ancora di carabinieri si sia accettato, su direttive di chi poi, questo è da capire, guarda, di indirizzare un'inchiesta in una maniera, come dire, che era già scritta. Io ho la mia idea molto chiara, che è quella che ha confermato anche poi Baldini in aula, nel senso che questa indagine probabilmente si è avvalsa anche della collaborazione, oltre che di Galdi, della Gazzetta, che ha confermato lo stesso Auriccio, che è stato uno dei collaboratori, probabilmente anche di Baldini, nel senso che lui ha ammesso di aver conosciuto e frequentato Auriccio dal 2003 in poi, ed ha ammesso anche di aver raccolto e riportato gli sfoghi di alcuni addetti ai lavori che si lamentavano con lui per presunto strapotere della cupola presunta di Moggi. Quindi, un attimo, nel momento in cui l'indagine, mi senti? Dicevo, nel momento in cui l'indagine nasce già a senso unico, è normale poi che va a senso unico. Quando Coppola va da Auriccio, dai carabinieri, con la Teline Coppola, e dice: guardi, io ho qualcosa da dire che riguarda l'Inter, i carabinieri gli dicono: a noi l'Inter non ci interessa. Ma questo è il fatto, dico, c'è un'ombra inquietante sulla magistratura e sui carabinieri. Allora facciamo una cosa, Salvatore, un attimo, perché abbiamo Nicola e che è in linea. Le società, chiaramente, che hanno pagato più di tutti, che sta per la Juventus, la Serie B non gliela ripaga più nessuno, l'unica cosa, appunto, secondo me, sarebbe quella di ridargli 2 scudetti. Io volevo fare una domanda a Salvatore Cozzolino, se possibile, che attiene a un tema che sta a cuore a lui tanto quanto a me, e cioè quello dei media. Allora, volevo chiedergli lui come si spiega il fatto, perché non si può pensare che ci sia un controllo assoluto da parte di Moratti, no, di tutti i media, di tutti gli organi di informazione in Italia, ma come mai così pervicacemente c'è un doppio pesismo, un doppio binario, un doppio trattamento tra il prima e il dopo, tra la Juve e l'Inter? Cioè, come mai oggi alle novità dei processi viene dato così poco spazio, nullo spazio, la gente non sa nulla? Io parlo con delle persone fuori, no, fuori dagli studi televisivi, quasi nessuno ha neanche la più vaga idea del fatto che sono uscite telefonate in cui i dirigenti dell'Inter parlavano e dicevano cose peggiori di quelle che dicevamo oggi. E tuttora, diciamo, nei telegiornali, nei quotidiani, se ne parla poco o nulla. Se non riuscissero... Non ti devi meravigliare. No, ma come mai, secondo te? Non ti devi meravigliare, perché in Italia, oltre alle vicende calcistiche, e in questo caso tu mi stai narrando di situazioni che non vengono amplificate, non viene dato il giusto risalto, quotidianamente assistiamo a tanti altri fatti importanti che in un modo o in un altro vengono silenziati e non vengono sovraesposti. Perché? Perché in Italia non c'è informazione libera, e l'informazione purtroppo è vincolata alle raccolte pubblicitarie, e quindi come l'ottica, soprattutto in un momento come questo, che c'è grandissima crisi del mercato pubblicitario, soprattutto per il cartaceo, e ti renderai conto che i giornali e i media in generale sono molto sensibili a valutare quali sono i flussi. Cioè, in pratica è un guinzaglio che viene fatto ai giornalisti, cioè, ripeto, questo in linea generale. Poi ci sono anche le piccole realtà, però, che questa cosa dire, non la subiscono, tu sai, facciamo... però sono propensi eventualmente in alcuni casi a sottoesporre o a fare, in altri casi come nel nostro caso, a fare sentimento popolare, a fare gran cassa, proprio perché probabilmente a monte c'è stato un via libera
e si è capito nelle relazioni che al padrone faceva piacere quel tipo di atteggiamento. Ma il padrone quindi sarebbe, perché voglio dire, se parliamo per esempio io parlo in generale, poi Gazzetta, ovvio nel nostro caso, cioè, in particolare la Fiat è presente nella Gazzetta, nella, come la Fiat è presente nel gruppo RCS, che ovviamente controlla il Corriere della Sera e la Gazzetta. Appunto, dico, è un po' strano. E anche poi, non solo, ma la Fiat controlla anche la stampa. Ma in generale la Fiat è uno dei più grandi uno dei più grandi pagatori di pubblicità, quindi oltre a controllare e a influenzare direttamente quello che può essere RCS o la stampa, è anche, come dire, contributore in termini pubblicitari di Mediaset, è contributore in termini pubblicitari di altri quotidiani e periodici. Quindi secondo te la Fiat voleva questo? Pronto. Cioè voleva che si dicesse che posso, la Juventus è colpevole e gli altri no? Cioè, posso intervenire? Certo. No, dico, è singolare. No, dubbio, l'unica cosa che volevo sottolineare, Prego. Volevo sottolineare un particolare che non da poco, che tutte le redazioni sportive, sia delle testate giornalistiche cartacee che delle TV, diciamo che sono infestate di tifosi anti-juventini. Oltre questo, ovviamente, certo. Questo è determinante perché se noi parliamo della stampa, che la stampa è notoriamente un organo, una testata di famiglia, della famiglia Agnelli, quindi tutti penserebbero a un giornale amico, un giornale con cronisti vicini alla proprietà. Poi quando si vanno a leggere gli articoli dei vari Nerozzi, degli Ansaldo, e Salvatore ricorderà come veniva soprannominato Ansaldo dal povero Tosatti, cioè il feroce Ansaldo. Che noi manderemo, perché poi quindi, questi contributi li manderemo nelle puntate successive, non finisce qui naturalmente la vostra collaborazione con noi, perché vogliamo proprio informare le persone su quello che è stata Calciopoli, su quelli che saranno gli sviluppi per quanto riguarda il processo di Napoli, quello che saranno anche gli sviluppi in base all'articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva.